chiusura della parte più importante dell'anno liturgico, nella manifestazione della terza persona della Santissima Trinità nel giorno di Pentecoste, perché potremmo dire che Pentecoste tiene a battesimo lo Spirito Santo. Ecco, non so se ne è uscita così, però ci può anche stare. Ed è per questo allora che si conclude la rivelazione del volto di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi la domenica che noi viviamo è una specie di sintesi di tutto il cammino dell'anno liturgico. Ci raccogliamo e invochiamo la misericordia di Dio. Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Vengo qui anche perché io non vi vedo. O chiudiamo la porta, se no sto qui, così vi vedo. Come? Basta aperto. No, mi dà fastidio se chiude la porta? Perché entra il caldo. Caldo, siamo a fine maggio ormai. Fa freddo a fine maggio. Paradossalmente, questa è la Trinità, anche in quant'altro, dietro, qui così, con fratello, lui ha in mano la gestione anche conoscitiva di questo luogo, molto profonda, che meriterebbe davvero anche una presentazione, non possiamo farlo adesso. Allora, questa Domenica della Trinità è imbarazzante. Cominciamo vuol dire questo. Perché è imbarazzante? È un po' come quando uno si trova di fronte a due pesi specifici diversi. Una specie di istantanea, una fotografia fatta di un'esperienza che ti ha coinvolto, per esempio per un mese, ignaziano, che ti ha sconvolto la vita, eccetera, eccetera. E di cercare di dire ad un altro che cosa è stata sta cosa, e dice, so, fammi vedere qualcosa, fammi vedere una fotografia. E dice, e tu sei imbarazzato perché
con difficoltà riesci dalla fotografia a tirar fuori tutta la storia. La fotografia te la blocca, ti blocca un'immagine, un'istantanea. La storia è sempre in movimento, è stata, bisogno di racconti, bisogno di narrazioni, non basta un'immagine, punto e basta. Però una volta, chiaramente, non avendo i film, raffiguravano, e il più possibile mettevano vicino delle immagini, magari una che raccontava emblematicamente una vicenda, un'altra, e procedeva anche la storia della passione, con le più immagini per raccontarti una storia, perché sentiva l'esigenza di non bloccare la cosa. Se fossimo stati a Momo avremmo avuto un'impostazione identica con le opere misericordia corporale, con gli apostoli e sopra, accanto agli evangelisti, avremmo avuto la Trinità. Qui abbiamo il Pantocrator nel mandala, quindi questa immagine che poi è quella fondativa che dà anche struttura alle Trinitas in Cruce collocati proprio nella zona sidale di una serie di chiese curate soprattutto da Carinora nella nostra regione. Vedete delle immagini che fissano, però è chiaro che qui noi vediamo figlio, rimane la storia del figlio, ma tu vedi la Trinità, il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Cioè, perché vi dicevo che è un po' imbarazzante, una cosa un po' come dire spiazzante? Perché quando noi diciamo Trinità vuol dire in pratica che stiamo dicendo un punto di arrivo di tutta una lunga, complessa, litigiosa storia della pastorale e della teologia che abbraccia circa 3 secoli abbondanti. Bisogna arrivare fino al 4° secolo per dire che siamo arrivati più o meno ad un'intesa con il Concilio di Nicea. Attorno a questo concilio e dopo, verso la fine del IV secolo, viene configurato il simbolo, quello che poi noi recitiamo nella messa, e qui il simbolo apostolico viene anche descritto proprio nei cartigli di questi apostoli che lo portano, per dire che è la sintesi della nostra fede, che non è un caso che fa passare la storia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma se uno riprende in mano la Bibbia è difficile che di suo arrivi a dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Diciamo che proprio al massimo arriva a intuire che possa essere Dio Padre e Figlio, ma sullo Spirito Santo vi assicuro che è veramente difficile arrivare a dire che sono 3 persone uguali e distinte, capite? Quindi uguali ma distinte, e anche lo Spirito Santo è una persona, e leggendo le scritture da nessuna parte tu trovi che lo Spirito Santo è una persona, trovi che il Padre analogamente lo puoi definire come una persona, cioè una realtà personale, così il Figlio lo definisci chiaramente una realtà personale altamente evidente, ma dello Spirito Santo invece questo è un'operazione molto molto più complessa, che ha alle spalle, ripeto, conflitti, riflessioni. Allora, in questa breve omelia, che credo durerà ancora un'oretta, ecco, non di più. Abbiamo tempo. Ecco, esatto. Voglio concentrarmi sullo Spirito Santo. È vero che era il tema della Pentecoste, ecco, ma posso immaginare che magari non è stato trattato nelle omelie che avete ascoltato, da questo punto di vista quantomeno. Lo voglio trattare perché effettivamente è l'elemento che capito, perché è una questione proprio anche solo di intelligenza, di comprendere la questione, una volta capito uno dice, ah ecco, allora come dire, mi quadra di più, perché uno dei punti delicati che sperimentano soprattutto i catechisti quando devono preparare i ragazzi per la cresima, è esattamente spiegare che cosa sia lo Spirito Santo, notate, e che cos'è, noi diciamo cos'è lo Spirito Santo, neanche chi è. Allora il fatto stesso che dici cos'è lo Spirito Santo, nel linguaggio ti tradisci, fai capire che c'è poco della persona, che non dici che cos'è, che ne so, Pietro, dici chi è Pietro, perché abbiamo i pronomi distinti in italiano per sulle cose oppure sulle persone. Le persone sono ben altro dalle cose. Lo Spirito Santo, cos'è lo Spirito Santo?
Il linguaggio ti tradisce, ti fa capire che anche se dici di credere che sono tre persone uguali distinte, di fatto non ci credi, cioè il linguaggio ti porta a dire che non ci credi. E allora dove sta l'inghippo in sostanza? Cioè tra il pronunciamento del dogma in cui noi siamo, a cui noi siamo chiamati a credere e la comunicazione della scrittura e quindi la nostra fede, cioè perché la fede è fatta anche di relazioni, noi dobbiamo sapere a chi affidarci e quindi se il nostro affidarci è al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, devo riuscire a capire un po' questa cosa. Da un certo punto di vista sembrerebbe il mio discorso messo così un po' strano e anche un po' banalotto, dici ma dovrebbe essere la radice della nostra fede, cioè queste, da lì a dirle quasi come se fossero delle cose nuove e non conosciute, sembra un po' un paradosso, capite? E però io mi riscontro esattamente questo problema, cioè non solo nell'ambito della catechesi e catechismo, lo ritrovo anche nell'ambito delle discussioni teologiche, della teologia, il problema. E allora vediamo un po' di venirne a capo. Allora, anzitutto, il Spirito Santo è il termine che maggiormente emerge anche nel Nuovo Testamento, laddove si vuole mostrare la presenza invisibile ma potente di Dio. Quindi il Dio Padre, come Gesù lo chiama, è invisibile, ma anche Dio Padre che si fa presente con il suo Spirito continua a rimanere invisibile. L'unico che è visibile è Gesù. Ok? Quindi la nostra fede parte da una visibilizzazione di un personaggio storico in carne ed ossa, che è Gesù di Nazareth, il quale, alla luce della sua esperienza piena sul piano umano, rivela ai discepoli la sua esperienza con il Dio di Israele, che sono le cose che abbiamo detto in questo cammino sulla fede, che non sono diverse, dell'Adonai con il Dio di Israele che è Abba. In questo comunicare la sua esperienza, Gesù fa percepire che sta facendo un'esperienza spirituale, che vuol dire un'esperienza nello spirito, che vuol dire un'esperienza nello spirito di Dio e che vuol dire un'esperienza nello spirito di Adonai. Cioè, in altre parole, lo spirito nell'Antico Testamento è la presenza di Adonai nella storia, quindi è la longa manus, è il modo col quale Adonai, il Signore, agisce nella storia. Ecco, allora di fronte a questa affermazione uno si domanda, ma allora lo Spirito è altro da Adonai o è lui? Perché se è la sua presenza nella storia vuol dire che è lui, non è un'altra persona. E in tutto l'Antico Testamento effettivamente credo che non si possa trovare la fondazione di una alterità netta tra il Padre e lo Spirito, ma lo Spirito è sempre lo Spirito di Dio. Ma quel di Dio è che è un genitivo di possesso o di manifestazione proprio della persona stessa di Dio. Ora, cosa accade alla luce dell'esperienza di Gesù? Alla luce dell'esperienza di Gesù accade che lui, in lui, Adonai si fa presente con il suo spirito quando questo ci viene effigiato in un episodio preciso nella storia dei Vangeli, nell'episodio del battesimo. L'episodio del battesimo che noi diciamo è la terza persona della Santissima Trinità, ma di per sé è lo spirito di Adonai che scende su di lui, che come credente quindi si afferma sempre di più questa appartenenza unica al Padre suo, al punto tale da riconoscersi figlio del Padre. Questa esperienza che è esperienza spirituale in senso pieno, che è quella di far sì che la sua parola passi dentro di lui e che diventi sempre più storia, che la volontà del Padre diventi sempre di più la sua volontà fino a dare la vita, fino alla croce, fino alla morte, produce l'attesa della risurrezione e quindi la speranza nella risurrezione. Il ritorno alla vita da parte di Gesù significa che lo Spirito rientra in lui. Perché? Perché se tutte le storie della crocifissione ci dice che lui emise lo Spirito, e in Giovanni è ancora più forte, che dice diede, donò lo Spirito, una specie di Pentecoste, significa che lo Spirito, uscendo da lui, chinato il capo,
spirò, e noi diciamo che muore, ma dallo spirito, mentre dallo spirito, capite che nel dono lui si priva di questo dono e raggiunge l'uomo nel punto più basso, che è esattamente quello della morte, li raggiunge tutti in questo modo. Ma quando è richiamato alla vita, significa che lo spirito ritorna in lui, ed è sempre lo spirito che viene dal Padre, notate, ok? E ora, nei racconti di addio, nei discorsi di addio, di cui abbiamo ascoltato uno dei tratti nel Vangelo di quest'oggi, è lì che noi dobbiamo trovare tutta la teologia dello Spirito Santo come terza persona della Santissima Trinità nel Vangelo di Giovanni. Perché il Vangelo di Giovanni è l'unico che ti fonda la possibilità dell'alterità dello Spirito rispetto al Padre e rispetto al Figlio, perché per adesso abbiamo detto che lo Spirito è del Padre, che viene donato al Figlio, il Figlio si appropria di questo Spirito, si toglie questo Spirito, viene tolto lo Spirito e viene ridonato lo Spirito con la vita, con la resurrezione, ma per adesso abbiamo ancora visto che è tutta opera del Padre. Ma nei discorsi di addio Gesù promette ai discepoli che verrà non tanto lo spirito di verità, ma lui utilizza un termine preciso che poi è entrato anche minimamente nel nostro linguaggio, paracletos, il paracleto, noi diciamo lo spirito paracleto. Ora, il termine paracletos significa o consolatore, oppure difensore, oppure avvocato, capite? Colui che in pratica sta dalla tua parte, colui che si prende cura di te. Questo spirito che diventa avvocato, Gesù lo garantisce ai discepoli e arriverà nella misura in cui lui si sottrarrà da loro, per cui è una specie di annuncio di quello che Luca racconta nell'Ascensione, per cui si sottrae dalla storia Gesù con lo spirito del Padre, ancora vivente, vive per sempre, come risorto, e giungerà invece, dice, un altro paraclito. Dicendo un altro paraclito, implicitamente sta dicendo che lui è stato paraclito, quindi lui è stato difensore, lui si è collocato al fianco dei discepoli per difenderli da chi? Per difenderli dall'accusatore. Allora il discorso di stamattina è interessante, perché l'accusatore, immaginando la storia come un processo, è Satana, è il nemico. Quindi il Satana è l'accusatore. Gesù ha svolto il compito dell'anti-Satan, notate, per cui è l'avvocato difensore, lui se ne deve andare perché giunga un altro paraclito. Questo altro paraclito viene chiamato anche spirito, spirito di verità, ma notate che Giovanni, utilizzando il termine paraclito, che noi possiamo chiamare avvocato difensore o anche consolatore, vedete che in questo modo, se io chiedo, secondo te il paraclito come avvocato difensore è una cosa o è una persona? È chiaro che cambia proprio il campo semantico mentale. Spirito Santo appartiene ai fenomeni della natura, riguarda il vento, il fuoco, per cui sono manifestazioni naturali, ma sono delle cose, noi diremmo. Invece l'avvocato difensore, il consolatore, è una persona. Allora è per questo che Giovanni, dicendo che un altro, sta dicendo che non è uguale a Gesù, è altro rispetto a Gesù, e che il Padre manderà, e quindi viene dal Padre, ma è altro anche dal Padre, capite? Per cui l'alterità del Padre e del Figlio è fondata sul paraclito, non sullo Spirito Santo. Quindi a ben vedere, a mio avviso, adesso avviso, però il dogma trinitario dovrebbe essere Padre, Figlio e paraclito, e non Spirito Santo, perché se è Spirito Santo è ambigua la cosa, perché tutta la storia biblica ti dice che è lo Spirito di Dio, non è altro da Dio Padre, altro da Dio Figlio, è solo il paraclito che è chiamato Spirito di verità, ma quasi a dire che il paraclito è quella dimensione, diciamo così, spirituale che inizialmente il Padre ha voluto esercitare nei confronti dell'umanità, ma quando è venuto il Figlio suo, che nonostante, che ricordate che Maria riceve lo Spirito, vedete, per cui sempre lo Spirito di Dio che nell'incarnazione dà vita al Figlio, lo Spirito scende su di lui,
Quindi abbiamo sempre questo spirito, ma ormai lo spirito si è incontrato con l'umanità nel Figlio, non è più solo uno spirito divino, capite? Ma è uno spirito umano, perché si è incontrato con il Figlio. Quando il Figlio con lo spirito umano se ne va al cielo, allora noi riceveremo uno spirito cristificato, perché è un altro che fa quello che ha fatto lui, che non è lo stesso spirito di prima, non è neanche lo stesso spirito che riceve Gesù, ma è lo spirito nuovo dell'unione ipostatica, per usare quei linguaggi da osteria che intanto bisogna usare. Ecco, è lo spirito nuovo dell'unione ipostatica, cioè di Cristo, Gesù Cristo come vero uomo e vero Dio. Questo è lo spirito paraclito che ha senso, che procede dal Padre e viene mandato, come dire, passa anche attraverso il Figlio, con tutti i dibattiti tra tradizione orientale e occidentale. Certo, la fonte è sempre il Padre, ma se non ci fosse il Figlio non avremmo lo spirito paraclito. Lo spirito paraclito è condizione dell'incarnazione di Gesù. Senza l'incarnazione non avremmo la terza persona della Santissima Trinità. Quindi, in sintesi, Dio ha cominciato a essere in tre pienamente solo dopo Pentecoste. In senso pieno, cioè voglio dire, in quanto l'umanità prima non c'era dell'incarnazione nella Trinità, con l'ascesa al cielo di Gesù è chiaro che la Trinità assume anche l'umanità nella sua storia, se no lasciava giù la parte corporale di Gesù, ma la verità dell'ascensione ci dice che lui sale in anima e corpo, e quindi l'umanità è tutta presente nella nostra idea di Dio. Quando diciamo Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone uguali e distinte con l'unità di natura, sentirete il prefazio che leggerò, è un trattato di teologia, Allora, unità di natura, attenzione, però nel caso delle persone, unità di persona, ma nel caso di Gesù abbiamo due nature, c'è la natura umana e la natura divina. Ecco, allora solo dalla incarnazione noi vediamo che la Trinità assume in sé necessariamente anche l'umanità, ma lo Spirito Santo, dopo l'incarnazione, dopo la passione, morte e resurrezione, la sua ascensione al cielo, anche lo Spirito Santo muta, perché è cristificato. Non è lo stesso Spirito del Padre prima, della prima fase, ma è esattamente e vuol dire il rinnovamento del volto di Dio nella storia dei credenti. So che per i teologi sta roba c'è a stracciarsi le vesti, uno dice Dio è immutabile, sempre uguale dall'inizio fino alla fine, però io vi dico come funziona la logica della rivelazione. Allora è per questo, concludendo questa riflessione, che quella istantanea che vi dicevo rischia di sterilire, perché sull'istantanea poi sono nate tutte le teorie delle processioni, delle missioni, ecco, nella Trinità. Allora tutta la teologia trinitaria ha impostato un proprio linguaggio per mettere in moto quel teorema, che ce ne hai tre, che devi cercare di farli funzionare tra di loro, allora li devi mettere in moto, ecco, quindi ci sono le processioni, le missioni tra le persone, cose che sono delle specie di astrazioni dei racconti biblici, ma astraendole a quel punto rendi davvero, adesso esagero, però una specie di giochino ridotto, dove in sintesi segni la stanza di bottoni, tieni in mano l'esito finale, un po' come quando con il Game Boy lì muovi un po' le cose, c'è in mano il terminale e poi muovi tutto. No, bisogna ritornare al sistema originario, ritornare alla storia per riuscire a capire come mai in mano il terminale. Terminale ha senso solo se tu conosci quel che ci sta dietro, ma se vanifichi quel che ci sta dietro e che è frutto invece di tutti questi dibattiti, noi prendiamo solo l'esito e perdiamo tutto, che è il solito difetto di quando uno ti chiede una risposta immediata a un problema grossissimo e dalla rispostina a volte per capire, per gustare la risposta devi fare l'itinerario, che solo così allora riesci a comprendere. Pertanto questa festa della Trinità io credo che sia bellissima, straordinaria, però bisogna vigilare a non trasformarla in un teorema, cioè non trasformarla in un teorema ben piazzato, come dire, statico, come se fosse un'istantanea.